Intanto sono felicissimo di poter presenziare questo evento, venendo io chiaramente da una fase di patologia abbastanza seria, la Covid, e chiaramente sono veramente grato, alla vita, perché avendo avuto questa nuova vita, chiaramente mi disporrò ancora di più verso il prossimo, che è la mia vera missione. Il titolo di questa relazione, La gestione del calciatore professionista, chiaramente vede nell'ambito della nostra attività come settore medico del Monopoli Calcio. Io gestisco questo settore ormai da 11 anni. Una integrazione del modello sistemico di cui io sono specialista da 2 decenni a quelle che sono già le metodiche classiche di gestione di una squadra di calcio professionistica, molte delle quali sono state elencate brillantemente dal dottor Antoniella. Quindi, che cosa abbiamo fatto fondamentalmente lo scorso anno? Io ero venuto a conoscenza da qualche mese dell'S-Drive, del test che Giorgio Terziani ha portato in Italia, questo test di epigenetica, e che mi ha incuriosito già da subito. E ho voluto creare una sorta di studio sugli atleti, sui calciatori, in cui per l'intera stagione sportiva loro potevano usufruire già di tutto quello che facevamo già da anni con la squadra di calcio, ma in più abbiamo messo a disposizione anche il test S-Drive e i risultati e l'interpretazione di questo test. E quindi la stagione calcistica 2019-2020, che purtroppo è stata interrotta a marzo per Covid, ripresa poi a luglio solo per le fasi finali. La Lega Pro è la terza serie professionistica, è l'ultima serie professionistica. Di solito in Lega Pro accedono calciatori che sono a fine carriera oppure giovani che arrivano dai settori giovanili di squadre di Serie A e anche di Serie B. Monopoli è chiaramente una piccola realtà, questo è un lavoro pratico, io uso molto il metodo induttivo aristotelico. Perché credo che, come ha detto anche Giorgio Terziani prima, bisogna mettere in pratica le conoscenze, perché altrimenti rimangono solo conoscenze. E quindi il vecchio metodo induttivo aristoteliano, nato però da Socrate, questo metodo io l'ho messo in atto anche in questo studio che oggi vi mostrerò. L'equipe messa a disposizione del Monopoli Calcio, che era iscritta al campionato di Lega Pro Girone C, quindi il Girone del Sud, fatto anche da formazioni storiche come il Catania, il Palermo, la Ternana, lo stesso Bari, praticamente la stessa regina di Reggio Calabria. Noi abbiamo messo a disposizione di questa squadra il nostro team, formato da me, da due nutrizioniste, da una scuola di mental coach, affiancando il team tecnico che era formato dall'allenatore, dal preparatore atletico, da un preparatore per infortunati, che è molto importante come figura nel calcio, e dall'allenatore in seconda. La squadra calcistica, peraltro, godeva dell'ausilio del mio centro medico. Noi collaboriamo dal 2010 col Monopoli Calcio come centro medico Medibio, medicina a misura d'uomo, in cui vedete come prestazioni specialistiche, io non ho parlato con il dottor Antonella, ma vedete al primo posto noi agli atleti, e credetemi che arrivano calciatori da squadre di Serie A e di Serie B, che sono completamente alterati da un punto di vista posturologico. Do perfettamente ragione a quello che ha detto prima il dottor Antoniella, perché, credetemi, ci sono problematiche serie posturali in molti atleti giovani, perché non c'è proprio un'impostazione
E ben vengano queste scuole per poter poi diffondere ognuno nei suoi territori e con le proprie modalità, questa modalità di intervenire sull'essere atleta. La valutazione posturologica, che anche nel mio centro facciamo in statica, in dinamica, ma altre tecniche che usiamo, per esempio, io uso molto nei calciatori l'ozonoterapia, sia quella locale che quella per via generale, nonché molti trattamenti bioenergetici. Qua ve ne ho segnalati alcuni di quelli che noi mettiamo a disposizione. È una serie di consulenti varie in ambito di varie figure specialistiche, non solo mediche, ma anche paramediche. Per esempio, negli atleti, nel calciatore, usiamo molto l'osteopata. L'osteopata, il posturologo, lavoriamo molto con le tecniche riflessologiche e chiaramente però abbiamo un intervento più deciso attraverso delle modalità come quelle che vi descrivo ora, cioè la BIA e l'S-Drive. Cioè, che cosa abbiamo fatto fondamentalmente? Per inquadrare un calciatore, la BIA, che è un esame ormai consolidato, viene seguito in media ogni 2 mesi. In verità, essendo un esame di semplice esecuzione e di semplice lettura, ora chiaramente vi farò capire come leggere i dati della BIA in un atleta professionista, in un calciatore professionista, che sono differenti per quanto riguarda invece la stessa lettura in un essere, diciamo, fra virgolette, normale. Veniva seguita la BIA ogni 2 mesi. In verità, dicevo, quando abbiamo avuto problematiche di infortuni, la BIA veniva fatto anche con maggiore frequenza, proprio perché riuscire a riportare il quadro, diciamo, sistemico, pneico dell'atleta al suo equilibrio dopo un infortunio più o meno grave, l'esame BIA, così come lo stesso S-Drive vedremo, ci può aiutare e ci aiuta a dare delle informazioni sullo stato infiammatorio silente dell'atleta. Perché, come ha detto anche il dottor Antoniella, fondamentalmente l'atleta che è sottoposto a numerosi stress, in questo caso il calciatore, numerosissimi stress. Qua parliamo di calciatori professionisti che spesso vengono in squadre secondarie come quella nostra, perché è di un paese piccolo di 50.000 abitanti, dove il calciatore cerca di rilanciarsi o di trovare diciamo, una possibilità di mettersi in evidenza. Ecco perché ci vengono dai settori giovanili. E dicevo che appunto questo tipo di valutazione poteva essere fatta anche non necessariamente distanziata di 2 mesi, perché la possiamo utilizzare come dati semplici e, diciamo, molto rapidi da ottenere anche con maggiore frequenza. L'S-Drive che doveva eseguire a maggio, in verità lo abbiamo posizionato più tardi perché purtroppo sappiamo l'anno scorso, nel 2020, a maggio eravamo in pieno Covid. Le squadre calcistiche non sapevano, soprattutto le professionistiche, non sapevano se ripartiva il tutto. Poi a fine giugno ripartì sia il campionato di calcio di Serie A e poi a luglio ripartirono i playoff per andare in Serie B, ai quali partecipò il Monopoli Calcio. La BIA fondamentalmente, vedete, è una tecnica relativamente recente di misurazione non invasiva, rapida, indolore, affidabile, ripetibile, fornisce dati sia quali che quantitativi riguardo la composizione corporea, che è molto interessante negli atleti, soprattutto nei calciatori, l'idratazione cellulare, soprattutto vedremo il rapporto fra l'idratazione intra ed extracellulare e soprattutto poi fra l'acqua totale e l'acqua extracellulare, e anche che fornisce dati circa lo stato nutrizionale. Possiamo chiaramente rilevare che alcuni parametri sono molto più interessanti nell'atleta rispetto agli altri. Chiaramente la composizione in massa grassa corporea, perché uno dei rischi dell'atleta professionista, del calciatore, non è quello di avere una massa grassa elevata. È molto difficile trovare calciatori con masse grasse superiori, che ne so, al 15%. E se capita è perché o vengono da grossi infortuni e quindi si è ridotta in percentuale la massa magra, o perché
sono in un periodo in cui stanno nutrendosi male o sono sotto stress. Ma soprattutto è importante andare ad osservare la perdita di massa grassa corporea, che è un dato molto frequente nell'atleta e molto frequente nel calciatore, che però porta a degli scompensi perché abbassare il livello di massa grassa corporea sotto il 7% dei valori porta a dei rischi in ambito sia di performance sia in ambito anche di potenzialità di infortuni e non solo. Ha fatto vedere prima il dottor Antonella anche l'importanza del sistema immunitario, della protezione immunitaria. Beh, la condizione di riduzione della massa grassa corporea sotto certi limiti può portare anche a un abbattimento delle difese immunitarie dell'atleta. Lo stesso, un dato molto importante è la BCM, cioè la massa corporea cellulare, perché nell'atleta, dove i valori di riferimento, poi ne parleremo insieme successivamente, sono differenti rispetto alla persona normale, la BCM, cioè la massa corporea cellulare, ci indica fondamentalmente la massa metabolicamente attiva, cioè quella componente di massa magra, diciamo, che è attivata metabolicamente. La BIA ci dice questo. Immaginate l'utilità dell'S-Drive nel gestire, che è una sorta di lettura ortomolecolare di un sistema in chiave biofisica, come può essere utile per aiutarci a perfezionare la macchina di quell'atleta. Va bene? Infatti, la massa corporea cellulare, la BCM, è fondamentalmente responsabile del metabolismo basale e chiaramente direttamente del consumo di ossigeno. È importantissimo perché noi siamo in un campo di salute, cioè stiamo parlando di calciatori professionisti, quindi di atleti, di persone che si allenano 7-8 volte a settimana e poi hanno la partita la domenica, ma ora spesso anche il mercoledì, dove c'è un livello di performance di un certo tipo. Anche noi in ambito di equipe lavoriamo molto con la scala di Borg per misurare il tipo di stress della prestazione, così come si lavora molto con anche la scala TQR per il recupero, cioè chiediamo ai calciatori quali sono le sensazioni dopo un recupero da una performance sportiva. Usiamo molto sistemi moderni, per esempio, soprattutto il preparatore, come il GPS, che monitora durante la prestazione, ma anche durante l'allenamento. Il GPS monitora che cosa fondamentalmente? Monitora i parametri importanti che sono stati prima segnalati anche dalla relazione del dottor Antoniella, praticamente la frequenza cardiaca, le variazioni della frequenza cardiaca, anche e soprattutto un dato importante che ci viene fornito è la quantità di metri percorsi durante, per esempio, una partita. Quello è molto interessante perché fa capire, in relazione a degli indici che poi noi mettiamo in atto come equipe, qual è l'indice appunto di performance di quell'atleta, se è migliorabile, se è ai limiti, se è sotto stress. E chiaramente i dati che conferiscono poi dalla BIA e vedremo anche successivamente dall'S-Drive sono di interessante integrazione ai dati anche del GPS. Questi sono dei principi fisici che regolano la BIA. Chiaramente non sto qui a spiegarveli, vi ho voluto segnalare le slide. Metterle in questa relazione così ce le avete a disposizione. Fondamentalmente dovete considerare che se pensiamo al corpo umano, abbiamo il tessuto osseo che è un non conduttore, il tessuto grasso che è un cattivo conduttore e l'acqua corporea che è una buona conduttrice. I sistemi dielettrici sono soprattutto le membrane cellulari, la cui integrità comporta la messa in atto di un valore che si chiama reattanza corporea, che è molto interessante nell'ambito della definizione dell'angolo di fase, che è un angolo che viene calcolato negli atleti e
Ed è molto importante perché è uno dei parametri a cui noi facciamo riferimento quando vogliamo misurare in maniera rapida il livello di performance di quel sistema. In ambito poi di misurazioni, la conducibilità viene misurata in resistenza corporea, mentre la capacità di elettrica, che vi dicevo, nell'ambito di un corpo fisico, di un organismo, è soprattutto condizionata dall'attività delle membrane cellulari che sono chiaramente immerse in un liquido con polarità, e considerate che noi quindi ci troviamo di fronte a due tipi di resistenza. La resistenza conduttiva, che è proprio quella capacità del corpo, di parte di esso, di opporsi al passaggio di corrente elettrica, quindi praticamente inversamente proporzionale alla capacità di condurla, e risulta praticamente. Scusate che devo attaccare la batteria del cellulare, scusate, del computer che si sta scaricando. Ok, benissimo. Fatto. Allora, vi dicevo. E chiaramente questa resistenza conduttiva è più presente, minore è la resistenza. Invece la reattanza, detta anche resistenza capacitativa, è una capacità del corpo di comportarsi da conduttore reattivo, cioè di opporsi al passaggio di corrente elettrica grazie alla capacità di un condensatore che immagazzina cariche elettriche. Chiaramente in questo caso, nel caso di un atleta, è direttamente proporzionale alla quantità di membrane cellulari attivi, cioè alla massa cellulare corporea. Quindi capite com'è importante, per esempio, il lavoro che si può fare in ambito di un sistema integrato per mantenere questa resistenza capacitativa adeguata. Mentre, per esempio, quando queste membrane sono disgregate, la reattanza si riduce e questo crea problemi in ambito di angolo di fase, crea una sorta di adinamicità del sistema reagire anche alle cure, anche ad opportuni stimoli, come possono essere quelli nutrizionali, anche a terapie integrative che sono ben date, ma che non trovano il sistema pronto a rispondere. Questo è quello che vi dicevo prima: l'osso non permette quasi l'attraversamento della corrente, i grassi, i lipidi del grasso sono dei cattivi conduttori, quindi hanno un'alta resistenza. L'acqua invece è un buon conduttore, quindi ha una bassa resistenza. E considerate che i tessuti muscolari, i tessuti magri in generale, sono ricchi di acqua. Le membrane plasmatiche sono dielettriche, cioè sono strutture immerse in una soluzione elettrolitica e quindi hanno la capacità di accumulare temporaneamente le cariche. E quindi sono le uniche strutture corporee che sono dotate, oltre che di una resistenza, anche di una reattanza. E l'impedenza, che cos'è fondamentalmente? È l'insieme di resistenza e di reattanza. Va bene? Cioè indica fondamentalmente l'opposizione offerta dal corpo al passaggio di una corrente. E l'angolo di fase è il rapporto praticamente fra reattanza e resistenza. La reattanza, che è molto collegata alla massa metabolicamente attiva, all'integrità delle cellule del corpo, chiaramente dà valori, se fosse il corpo, praticamente un angolo di fase sarebbe 90 gradi se la resistenza fosse nulla. E la reattanza formasse interamente l'impedenza. Allo stesso tempo noi abbiamo un angolo di fase zero quando abbiamo solo liquidi. E qual è, poi vedremo, l'angolo di fase del nostro corpo? Fondamentalmente, se pensiamo al nostro corpo che è costituito principalmente da acqua, vedete? Una TBV, un'acqua totale corporea, è negli uomini compresa fra il 58 e il 65% del peso totale. Nelle donne fra il 55 e il 62% del peso totale. Dovete considerare che in linea di massima più alta è l'acqua totale corporea e più il corpo è magro e muscoloso, è chiaro. Più grasso avremo, più chiaramente avremo bassa la TBV, perché
perché il grasso è idrofobo. Allo stesso tempo dovete pensare che l'acqua corporea cambia in proporzione dell'età. Se ci troviamo qua, parliamo di atleti, sono soggetti giovani con buone percentuali di TBV, però chiaramente l'età condiziona, come vedete anche dalla diapositiva e dall'immagine che è presente al centro, e l'acqua, diciamo, la total body water è praticamente condizionata anche dall'età del soggetto. E quindi chiaramente anche la valutazione di questo dato della TBV è più affidabile quando più, diciamo, la massa muscolare del soggetto è vicina a quella di valori medi della popolazione. Chiaramente, se io ho un soggetto con una quantità di massa grassa più elevata, avrò questo dato, è un dato meno sensibile. Ora, questo è invece un altro rapporto che dobbiamo considerare, che consideriamo molto nell'atleta calciatore, che è il rapporto fra l'acqua extracellulare e l'acqua totale. Ora, in una popolazione normale, il valore è 39%, cioè sotto il 39%, noi parliamo, iniziamo già a parlare di una disidratazione. Sopra il 45%, siamo di fronte a una ritenzione idrica, fenomeno molto frequente nella popolazione, soprattutto in chi è affetto da sindrome metabolica, in chi è sotto stress cronico, in chi è in grave ipoormonalità, soprattutto per quanto riguarda gli ormoni anabolici, quelli di cui parlava anche stamattina il dottor Antoniella. E dovete considerare che nell'atleta siamo di fronte a una condizione estrema. Nel calciatore, come vedremo, normalmente diamo valori differenti per quanto riguarda il riferimento del rapporto fra l'acqua extracellulare e la total body water, poiché siamo di fronte spesso a una compartimentazione differente rispetto a un soggetto normale. Va bene, a un sedentario, a una persona normale. Nell'atleta il rapporto di riferimento è inferiore a 39, un rapporto ideale è intorno ai 33-35%, così come i rapporti di riferimento per quanto riguarda le ritenzioni tendono a scendere dal valore di 45, e per un atleta già avere un 41-42 di rapporto fra acqua extracellulare e acqua totale è un rapporto patologico, è un rapporto da tenere in considerazione. La massa cellulare corporea, la BCM, la cosiddetta Body Cellular Mass, è praticamente un dato importante nel calciatore perché indica fondamentalmente la parte metabolicamente attiva della massa magra, cioè responsabile di quello che noi chiamiamo metabolismo basale fondamentalmente del consumo di ossigeno. È quindi un valore che, diciamo, rappresenta un dato importante nell'atleta e nel calciatore in particolare per mettere in evidenza l'efficienza. Cioè questo valore, chiaramente, che qua vedete le condizioni normali, già negli atleti, per esempio, questi valori non sono di riferimento, ma parliamo di valori superiori per quanto riguarda sia gli uomini che le donne. Se consideriamo l'atleta, lo sportivo, il professionista, in questo caso il calciatore professionista, dovete considerare che è un qualcosa di importante perché fondamentalmente se noi andiamo a calcolare attraverso la BCM e quindi il metabolismo basale, il dispendio energetico totale, dovete calcolare che mediamente un calciatore, no? Ha un metabolismo basale a cui dovete un valore di metabolismo basale a cui praticamente dovete associare il dispendio energetico per quelle che sono le funzioni che l'atleta mette in atto durante la giornata, cioè per esempio un allenamento o una partita, e che vengono calcolate con questi valori di 7 kcal per ogni chilo corporeo per ora di prestazione. Cioè, vi faccio un esempio. Se l'atleta no, mediamente svolge un allenamento e questo allenamento
praticamente è un allenamento intenso, noi calcoliamo il valore di 8-9 kcal, mentre se calcoliamo una gara dove c'è una prestazione maggiore, abbiamo un valore di 10 kcal per chilogrammo per ora. Se pensate a un atleta di 80 kg, dovete considerare che durante un allenamento intenso, se calcoliamo 8 kcal per ora, l'allenamento dura 2 ore. Quindi praticamente 8 kcal per chilogrammi sono 8 per 80 kg che pesa l'atleta, sono 640 kcal, moltiplicate per 2 ore di allenamento sono 1280. Cioè voi dovete aggiungere al metabolismo basale che vi viene calcolato direttamente attraverso la BCM, quindi le parti cellulari attive, dovete aggiungere questo valore. E questo fa sì che negli atleti abbiamo dei consumi metabolici giornalieri che vanno dalle 3.500, certe volte anche alle 4.000 kcal. E questo è importantissimo per impostare poi che cosa fondamentalmente? Sì, una nutrizione integrata, sicuramente, perché è importante l'atleta che vada a mettere nel corpo l'energia necessaria per andare a compensare quel dispendio. Ma la nutrizione, se vogliamo farla da 4.000 calorie, da 4.000 kcal, da 3.500, beh, non, è difficile raggiungerla. Invece noi possiamo ottimizzare il tutto e qui viene in aiuto moltissimo l'S Drive, perché l'S Drive indovina, fra virgolette, quali sono i punti di debolezza dell'atleta, che è un soggetto sano, cioè questa è la bellezza di quel test, perché tu lo puoi fare al soggetto malato, ma lo puoi fare al soggetto sano, è più sano di un calciatore, non esiste, è chiaro, stiamo parlando di una sanità di assenza di malattia. Fondamentalmente vi ho detto che già se lo valutiamo posturologicamente, già vedremo dei danni. Se lo valutiamo dal punto di vista di BIA, vediamo spesso una alterazione del rapporto fra acqua intracellulare e acqua extracellulare, che è un indice molto interessante di flogosi silente, di flogosi metabolica. Se andiamo a vedere poi, vedremo i dati dell'S Drive che vi ho portato su esempi pratici, capiremo come è interessante la valutazione dell'atleta appunto anche attraverso questo test, perché ci permette di migliorare quella che è la redditività dell'atleta stesso, del calciatore in questo caso, perché permette di andare a lavorare direttamente su quelle che sono le miopragie segnalate da un test rapido, no? Come quello dell'S Drive, che praticamente ci permette di avere dei dati sul sistema completo, senza trascurare nessun aspetto del modello. Scusate, perché ho avuto problemi alla lingua durante la intubazione che ho subito, è rimasta una cicatrice, quindi ogni tanto ho bisogno di, diciamo, umidificare la bocca. Vi dicevo, nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a dei dati che ci arrivano da una valutazione apneica, possiamo intervenire a più livelli. Ha fatto vedere prima nella relazione il dottor Antoniella come è molto importante andare a valutare aspetti collegati, per esempio, alla struttura corporea, per esempio con la posturologia in dinamica, in statica e tutti diciamo, i risultati che possono venire fuori anche dai test che si fanno per vedere l'efficienza, no? Dell'apparato osteomuscolo-articolare. Però allo stesso tempo un test semplice e rapido come l'S Drive ci può individuare quali sono le miopragie di quel momento e di quel soggetto. Ecco perché poi è importante ripeterlo durante la stagione, perché durante la stagione si vivono delle fasi alterne durante una stagione sportiva che sono condizionate da tantissimi fattori che rientrano sia nell'ambito della vita individuale del calciatore, che comunque è sempre una persona e quindi come tutte le persone viene sottoposta agli stress comuni. Allo stesso tempo è importante valutare le dinamiche che si creano nel gruppo e che quindi sono condizionati dallo stare in gruppo, dallo stare bene in gruppo, da quello che può essere anche il rendimento della squadra di calcio. Un fatto è stare in uno spogliatoio di una squadra che vince sempre, un fatto è stare in uno spogliatoio di una squadra che perde sempre. Quindi sono vari fattori e immaginate un test rapido, e poi ve lo farò vedere direttamente nella seconda parte della relazione, come si
sia interessante poter averne a disposizione per andare a lavorare proprio su delle mediocrazie che non sono segnalate neanche nei test comuni che facciamo, perché il calciatore per legge deve essere sottoposto a una certificazione medica dopo ogni stagione sportiva, ora addirittura anche dopo il Covid, cioè dopo il Covid c'è bisogno di nuovo di certificare lo stato di salute, e questo lo fa di solito il medico sportivo, e quindi in ambito di quella certificazione vengono fatte anche una serie di prelievi. E vi garantisco, io ormai ho quasi 15 anni di esperienza con gli atleti, perché ho fatto 3 anni di rugby e 11, e questo è il 12° anno di calcio. Vi garantisco che è difficile trovare nell'atleta delle problematiche a livello, diciamo, di esami. Sì, ogni tanto viene fuori il CPK, ma l'avete visto prima dal dottor Antoniella, che il CPK è molto correlato all'allenamento sportivo. Ogni tanto l'LDH, ogni tanto vediamo un po' di valori alti di creatinina, ma quello perché spesso molti atleti usano anche un po' di creatina, anche in maniera spesso spropositata, perché anche lì è importante, e ne parleremo nella parte finale, l'integrazione biotipo specifica dell'atleta, che permette appunto di andare a valorizzare quelle che sono le potenzialità di quel sistema metabolico neuroendocrino. Vedete l'angolo di fase? È un dato importantissimo per l'atleta. Misura la relazione fra resistenza e reattanza, cioè è proprio un angolo, no? Abbiamo detto che zero sarebbe di 0 gradi se la reattanza fosse nulla, quindi se il corpo fosse formato solo da liquidi, da fluidi, e 90 gradi se la reattanza fosse massima e la resistenza nulla, cioè il corpo formato solo da membrane cellulari. Sappiamo che nel corpo prevale di più la prima parte, cioè il corpo è formato soprattutto da fluidi, e quindi chiaramente noi ci troviamo in un angolo di fase, e qua ci sono degli indicatori, diciamo, di valori che indicano, vedete, sotto i 5 gradi la sedentarietà, i 6 gradi una lieve attività, un'attività normale 7 gradi, quando iniziamo già ad arrivare sugli 8 gradi siamo di fronte ad atleti che fanno attività agonistica. E quindi, diciamo, noi dovremmo in una squadra di calcio tenere presente che non sono agonisti, e quindi dobbiamo cercare di avvicinare il più possibile, credetemi, non è facile in certe circostanze, più possibile l'angolo di fase di questi atleti verso gli 8 gradi, che è un valore ideale per il calciatore, perché poi è chiaro che qua parliamo di calciatori e stiamo parlando quindi di una categoria di atleti che praticano la loro attività professionale in ambito di uno sport che è una performance in cui viene utilizzata non globalmente tutta la potenzialità dell'organismo, essendo uno sport basato soprattutto sul calcio e quindi sull'utilizzo degli arti inferiori. E quindi considerate che chiaramente nei calciatori un angolo di fase fra 7,5 e 8 gradi è un angolo di fase ottimale, perché non possiamo pensare che la parte alta abbia la stessa espressione di reattanza che ha la parte bassa, che viene, tra virgolette, iperutilizzata. Se abbiamo la possibilità di far allenare il calciatore più ore, e quindi renderlo un vero atleta, fra virgolette, e questo è un limite di molte squadre, anche attraverso la pratica di sport, non necessariamente del calcio, ma anche di integrazione rispetto al calcio, anche di un'attività, per esempio in palestra, possiamo far sì che l'angolo di fase possa aumentare a valori che in qualche maniera rilevano la migliorata performance di quel sistema. Ed è quello che facciamo noi con il Monopoli Calcio, perché cerchiamo sempre di portare l'atleta su valori intorno a 8, in maniera tale che su quei valori di angolo di fase, e questo è facilmente rilevabile dalla BIA, l'atleta ha, diciamo, un sistema neuroendocrino metabolico performante, cioè su cui si può lavorare. E le correlazioni con tutti quelli che sono i test che noi facciamo dimostrano appunto un periodo di maggiore efficienza quando viene conservata durante una stagione sportiva che è lunga, sono 9 mesi, certe volte 10, praticamente viene conservato un angolo di fase costante, che quindi proprio
indica la capacità di quell'organismo di mantenere un'integrità delle membrane cellulari. È una riduzione, per esempio, dei fluidi, soprattutto extracellulari. Perché uno dei dati che viene ad essere sfalsato velocemente quando c'è molta acqua extracellulare, quell'ormone principe che causa questo è il cortisolo, e non solo, proprio una diciamo, fase di stress cronico può portare a un eccesso di attività surrenalica e quindi portare, soprattutto per quanto riguarda il cortico surrene, alla liberazione non solo di cortisolo per un meccanismo anche collegato con uno stress periferico attraverso la mediazione del sistema HPA. HPA sta per ipotalamo ipofisi surrene, che permette la liberazione di ACTH, che stimola direttamente la produzione da parte della zona fascicolata del surrene di cortisolo. Dovete considerare che abbiamo anche la liberazione di aldosterone spesso negli atleti, e quindi questo comporta un aumento, per esempio, della parte idrica, soprattutto extracellulare. Questo lo si può vedere bene quando andiamo a valutare gli angoli di fase, perché si abbassano con velocità. Questo succede soprattutto, per esempio, quando un atleta si infortuna, perché quando si infortuna e sta fermo, soprattutto parliamo di infortuni medio-lunghi, cioè dai 20 ai 40 giorni, anche 2 mesi, noi vediamo proprio una variazione, un abbassamento di questi valori. Quindi la BIA nel calcio, la composizione corporea, viene impiegata per valutare le variazioni dei compartimenti in funzione del training sportivo e quindi è d'ausilio notevole all'attività del preparatore atletico. E inoltre noi sappiamo che l'eccedenza di massa grassa è strettamente correlata anche alla minor potenza della massa corporea, alla ridotta capacità di accelerazione, al maggior dispendio energetico sotto sforzo. Al contrario, anche valori troppo bassi di massa grassa, come vi ho precisato nella prima parte della relazione, possono implicare una ridotta capacità di performance di quell'atleta. E quindi la ricerca della composizione ottimale dell'atleta è uno degli obiettivi principali per mantenere lo stato di salute. E quindi un rapporto ideale fra i compartimenti corporei e soprattutto il mantenimento del medesimo nelle distinte fasi di allenamento, gara e anche nelle fasi di recupero, ma poi diciamo la verità, nel caso dell'atleta e del calciatore in particolare, è molto importante mantenere costanti questi rapporti durante tutta la stagione, perché coincide con una maggiore performance, vedremo anche con minori infortuni, con una minore fatigue dell'organismo e soprattutto con aumentata redditività. Cioè non è che il calciatore diventa più bravo, però se manteniamo dei dati, no, costanti, quello che succede è che il calciatore, che tipicamente, come tutti i soggetti sottoposti a stress, hanno delle fasi di alto e di basso, no? La fase di abbassamento della propria performance, di riduzione, è molto più attenuata e questo è molto importante perché stiamo parlando di agonisti, stiamo parlando chiaramente di atleti performanti e riuscire a garantire con delle indicazioni precise anche di esami come questo. La possibilità di mantenere costante la prestazione durante una stagione sportiva è di aiuto per tutti quanti, sia per l'atleta stesso, sia per lo staff tecnico e sia anche per il settore medico che chiaramente lavora nel tentativo di ottimizzare le prestazioni dell'atleta stesso. E quindi questo fondamentalmente è l'utilizzo che si fa della BIA nell'ambito dello sportivo, ripetiamo, monitorare lo stato qualitativo della massa magra, stimare la composizione corporea, valutare la risposta all'allenamento, valutare i cambiamenti individuali della massa performante, della massa che produce energia, a seguito chiaramente sia di una preparazione atletica e quindi è importante il lavoro di equipe, cioè gli interventi nutrizionali, vedremo anche quelli integrazionali, devono essere in qualche maniera integrati al lavoro del preparatore e quindi è importante anche intervenire
non solo nutrizionalmente, ma anche con integratori specifici nelle varie fasi dell'allenamento, perché ogni fase poi ha bisogno di un suo integratore. Cioè non esiste, io vedo certi professionisti anche iperstimati, che sono anche a gestione di grossi centri, di grandi squadre sportive, anche di quelle che vanno per la maggiore, che inquadrando l'atleta, non utilizzando strumenti come quelli che ho utilizzato io, integrano in maniera costante durante tutta la settimana di lavoro. E non è così, perché anche durante la preparazione ci sono diverse fasi, così anche durante una settimana, per un calciatore, parliamo di settimana perché di solito si dovrebbe giocare da domenica a domenica, ci sono delle diverse giornate in cui bisogna integrare e bisogna lavorare in sinergia con quello che è il tipo di lavoro, il tipo di preparazione a cui viene sottoposto l'atleta stesso. L'S-Drive, che vedremo successivamente, amplifica le informazioni che ci derivano già da esami come la BIA, che sono esami semplici da eseguire, lo stesso S-Drive, e soprattutto poco costosi. E questo è molto interessante, perché se io devo sottoporre un calciatore a una serie di interventi e aumento i costi, che cosa succede? Succede che le squadre sportive, le società sportive, tirano un po', si tirano indietro. Scusate, dicevo, si tirano un po' indietro, non affrontano appunto le problematiche riguardanti la gestione di un atleta, di un calciatore durante la stagione sportiva, anche inserendo questi ambiti di cui stiamo parlando. Lasciano solamente la parte della preparazione, lasciano la parte dell'intervento sull'atleta infortunato e fanno e vanno avanti così. Poi spesso succede che il singolo atleta, per conoscenze sue e per amicizie, viene a sapere di quel professionista che si occupa di integrazione o viene a sua volta, diciamo, circondato, e spesso mi è capitato in 11 anni, questo è il dodicesimo che faccio il medico di una squadra di calcio, circondati da aziende, soprattutto le multilevel, che propongono integratori, non faccio nomi, ma potete comprendere, integratori che, diciamo, sappiamo che cosa contengono, punto interrogativo, non lo sappiamo. Quindi chiaramente ti trovi spesso di fronte a questo tipo di applicazioni. Invece, proprio quello che ha spinto, e qui ringrazio Giorgio, che diciamo mi ha messo a disposizione l'anno scorso 100 test del bulbo gratuiti, cioè ho avuto la possibilità di inserire gli S-Drive gratuitamente senza costi per la società, e vedremo poi alla fine di questo lavoro che ho fatto che cosa, che vantaggi ha avuto la società calcistica. E praticamente dicevo, devo ringraziare Giorgio perché ancora di più ha mostrato amore verso quello che fa. Perché io stesso che faccio tutto questo per amore, io stesso per esempio fornisco gratuitamente col mio centro tutti i servizi e tutto ciò che riguarda l'integrazione, cerchiamo di accorparla in una sorta di sponsorizzazione che noi facciamo nello stadio in maniera tale che la società calcistica per questo tipo di intervento spende pochissimo, veramente poco. E questo è un aspetto che dovete sempre valutare, perché quando si tratta di andare a intervenire con un modello sistemico in una squadra sportiva, non ci sono mai soldi. Quando si deve fare altro, ci sono sempre soldi. Io ricordo una volta, il primo anno che io iniziai a seguire da un punto di vista di integrazione, parliamo del 2010, di integrazione e di nutrizione, i calciatori, allora il Monopoli Calcio era in eccellenza, perché iniziava una nuova stagione sportiva, perché la società pregressa era fallita, come tante società che sono fallite in ambito calcistico. Vi dicevo, io chiamai il ritiro per dare l'alimentazione. Il giorno dopo fui richiamato dal segretario di allora che mi disse: dottore, che sono tutte queste cianfrusaglie che lei ha messo in dieta? Cioè, cianfrusaglie erano alcuni tipi di verdure, alcuni tipi di ortaggi e i semi oleaginosi. Quindi chiaramente omega 3, omega 6, micronutrienti, minerali erano cianfrusaglie. Oggi per fortuna non è più così, lo valideremo poi alla fine,
di questa relazione, anche perché, e qui è capitata quasi ad hoc questa immagine, noi abbiamo avuto la fortuna di poter integrare le informazioni già che davamo all'atleta con la personalizzazione del programma per un benessere ottimale dell'atleta stesso. Chiaramente non vi sto qui a precisare che cos'è una mappatura intelligente attraverso questo incredibile biomarker che è il capello, questo test biofisico che ci permette appunto attraverso i capelli, attraverso il bulbo, di rilevare 800 marcatori chiave che vedete sono descritti bene in questa diapositiva. Con tutto questo report che viene fuori e con le indicazioni del report che danno delle priorità, e ora vi farò capire come è importante applicare questo tipo di report a un atleta, in questo caso a calciatori, per poter avere ulteriori informazioni, oltre a quelle che già abbiamo dai test di cui vi ho parlato prima, quindi dal GPS che misura la frequenza, il ritmo del respiro, misura le distanze percorse dall'atleta, l'intensità del lavoro viene chiaramente parametrata, poi le scale come la scala di Borg che permettono di capire la fatica che l'atleta sente, no? La percezione, poi le scale come quelle per il recupero. Questi sono tutti valori che noi mettiamo insieme, così come tutti i dati della BIA. Ma attraverso una mappatura intelligente, epigenetica, possiamo andare oltre, possiamo andare su un sistema di rilevazione biofisico che è centrato alla bioindividualità, e quindi vedremo in questa seconda parte anche alla biotipologia dell'atleta, perché anche l'atleta, anche il calciatore non sfugge alle leggi della biotipologia, alle leggi del costituzionalismo. È chiaro che è difficile, vedremo, trovare un calciatore carbonico. Però, per esempio, se io ho un calciatore, vedremo, muriatico o un fosforico, ho bisogno di sostenere di più certi sistemi. I markers che ci vengono fuori da un esame epigenetico come questo ci possono dare una strada, ci possono dare un indirizzo, ci possono dare soprattutto una integrità di applicazione in quel sistema apneico, che è l'uomo stesso che io sto valutando, perché non sto valutando il calciatore, io valuto l'essere umano nella sua globalità, perché vedremo anche dall'indicazione che viene da qualche S-Drive che anche i calciatori hanno le emozioni, no? Che anche i calciatori hanno dei blocchi sull'attività di certi cervelli. Io so che fra i vostri docenti c'è la brillante Silvia Di Luzio, ma lo stesso dottor Fioranelli, il professor Fioranelli, che parlano molto del centralismo del cuore, no? Nella regolazione dei sistemi di flusso, di quella che si chiama coerenza cardiaca. È fondamentale anche negli atleti andare a visualizzare questo. Quindi l'atleta che viene visto come persona nella globalità è quello che faccio io verso i miei calciatori. E quindi un S-Drive può essere di utilizzo, anche perché l'S-Drive, una volta che viene fatto, c'è un cartaceo che viene consegnato e quindi c'è anche una visualizzazione diretta da parte dell'atleta. Questi sono tutti gli indicatori, non ve li ripeto perché so che in questa scuola avete, diciamo, più volte parlato di questo test, che è veramente un gioiello. Quando io conobbi Giorgio, che già conoscevo per fama, sinceramente, proprio mi innamorai subito di questo strumento e gli dissi: Giorgio, ma tu hai in mano uno strumento che praticamente forse non sai neanche tu le potenzialità. E quando mi è venuta l'idea nell'estate del 2019 di portare l'S-Drive nel sistema calcistico come utilità per migliorare la performance, sono stato veramente sorpreso dalla generosità di Giorgio, che mi ha messo a disposizione, credetemi, 100 test gratuiti che io ho potuto fare ai calciatori. Considerate che una rosa di calcio oggi non è inferiore al numero di 25-27 calciatori, perché vengono inseriti anche molti giovani che servono alla società sportiva, per poter anche garantirsi delle entrate dalla federazione, dalla Lega Calcio. Cioè, se fanno giocare i giovani, chiaramente quelli con età dai 18 ai 21 anni,
Le società sportive prendono soldi per società piccole come quella del Monopoli, è un qualcosa di interessante. E poi lavorare sui giovani è bellissimo perché si riesce a immettere in loro delle conoscenze, visto che sono naif, visto che spesso vengono da mondi dove chiaramente non è stato mai affrontato il problema della nutrizione, dell'integrazione, della visualizzazione di quelle che sono anche problematiche della sfera psicomotiva. E credetemi che le soddisfazioni diventano tanti quando poi vedi questi ragazzi realizzarsi e andare in categorie superiori. Queste sono le caratteristiche dell'S-Drive. Vabbè, vi faccio vedere qualche immagine, ma penso che la maggior parte di voi conosca questo strumento eccezionale che permette di rilevare un sacco di informazioni. Va bene? Una cosa importante che vi farò è l'inquadramento biotipologico del calciatore, perché fondamentalmente noi possiamo pensare che, diciamo, abbiamo le diverse costituzioni, e qui mi scuso se andrò un po' più velocemente, ma l'argomento delle costituzioni è stato in parte trattato già durante i webinar che ho fatto nella scuola di alta formazione nel primo livello. Chiaramente qua cercherò di darvi il maggior numero di informazioni per rendere più agevole poi l'inquadramento che abbiamo fatto anche grazie all'S-Drive nei vari calciatori, però certamente scusatemi se a qualcuno di voi apparirà veloce la descrizione. Non ho molto tempo a disposizione, considerate che sono argomenti che spesso richiedono weekend di trattazione. Però tenete presente che cercherò di aiutarvi anche con delle slide e poi con dei concetti semplici in maniera tale che chi di voi, chi è iscritto nuovo e chi di voi non ha fatto la scuola precedente, abbia la possibilità di comprendere anche i concetti che esporrò successivamente. Questa è la Costituzione carbonica, sono dei rappresentanti di una Costituzione lenta, di una Costituzione rallentata. Una sorta di diesel, no? Che chiaramente viene rappresentata qua da due figure sportive, Maradona e un lottatore di sumo, dove si evidenziano certe caratteristiche, soprattutto metaboliche e anche di tipo endocrino, che poi richiameremo successivamente nelle slide, che portano chiaramente a misurare delle capacità di tipo anche energetico che sono differenti nella valutazione globale delle costituzioni. Qua il foglietto embrionale di riferimento è l'ectoderma, scusatemi, l'endoderma, il foglietto embrionale interno, quello che dà origine soprattutto a visceri, e quindi vedete la costituzione opposta, la costituzione fosforica, vede anche tratti differenti nell'ambito anche delle linearità corporee, nell'ambito del profilo, nell'ambito del viso, nell'ambito poi noi vedremo, avremo i collegamenti anche col tipo di iride. Questi sono esempi di costituzione sulfurica, sanguigna, mentre la fosforica è una costituzione più biliosa come temperamento. Differente, usa molto vescica biliare come sistema di mediazione. Il meridiano di vescica biliare è il donatore del chi dinamico, della parte yang del chi. E questa invece è la costituzione sulfurica più sanguigna. Qui abbiamo messo come esempio un calciatore che attualmente è l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, che è un esempio di sulfurico pieno. Infatti si sta scompensando facilmente perché il sulfurico tendenzialmente quando lascia l'attività è quello che si scompensa di più, per esempio, verso il sulfurico grasso, verso la parte grassa. Questi sono due esempi, considerate che anche Raul Bova è stato uno sportivo, è stato un nuotatore di un certo livello, a sinistra c'è un tennista, Nadal. Non stranamente tennista, perché il tennis è uno degli sport ideali per queste costituzioni, che sono delle costituzioni prevalentemente fosforiche, che però hanno in sé anche una caratteristica sulfurica, sanguigna, quindi mesodermica, che
non solo ectodermica, e quindi come strutturazioni sono strutture molto fini, infatti anche sono esseri belli, no, come bellezza esteriore, ma sono anche strutture molto potenti, perché sono dotate di note proprio della costituzione tipica sulfurica, la costituzione cosiddetta aerobica per eccellenza. E questi invece sono degli esempi di fluorismo, è una costituzione non embrionale, perché le tre costituzioni embrionali sono l'endoblastica, la carbonica, la mesoblastica, la sulfurica, l'ectoblastica, la costituzione fosforica. Il fluorico, spesso deviazione patologica del fosforico, ma a volte è un trait costituzionale che possiamo trovare anche in un muriatico come Ibrahimovic. Se vedete Ibrahimovic, calciatore del Milan attuale a 40 anni, ha una struttura muriatica e questo gli ha permesso di durare nel tempo, perché vedremo a livello, diciamo, neurometabolico, endocrino ed energetico, il muriatico che caratteristiche ha. Però allo stesso tempo Ibrahimovic ha molte fluoriche che probabilmente gli derivano da un disordine genetico. Parliamo di un uomo che origina da una nazione che va a vivere in un'altra nazione, e questo è un aspetto che attiva proprio epigeneticamente la nota fluorica, che è una nota caratterizzata dall'assenza dell'energia della terra. E chiaramente nel fluorismo una delle note particolari, diciamo, psicomotorie, e sono anche i colpi di testa, sono anche i momenti di, diciamo, di distrazione, oppure i momenti in cui si eccede, oppure dei momenti in cui si fanno dei gesti che mostrano nella loro anelasticità e nella loro dismetria alcune doti, no? Se pensate agli acrobati, gli acrobati del circo sono molto fluorici. In alcuni gesti, diciamo che Ibrahimovic è molto vicino a queste caratteristiche. Questi sono degli aspetti energetico-metabolici che dobbiamo tenere presenti quando andiamo a guardare un indirizzo costituzionale. Qua siamo di fronte a una costituzione, quella carbonica, che è una costituzione in iporeattività. È un ipo, ecco, se volessimo mettere dei prefissi, metteremo il prefisso ipo nel carbonico, il prefisso normo nel sulfurico, il prefisso iper nel fosforico, il prefisso dis nel fluorico, il prefisso super nel muriatico, che è l'embricazione perfetta dei tre fogliette embrionali. Qui noi ci troviamo di fronte a un soggetto che ha una carenza energetica tiroidea e gonadica, con un sostegno surrenalico costante e continuo, non ha grossi picchi di cortisolo, ma tendenzialmente porta questa attività della corticosurrene, questa attività continua, non con grossi picchi, ma con costanza di applicazione, porta queste costituzioni ad essere tendenzialmente delle costituzioni cortisolemiche, dove chiaramente c'è un abbattimento della massa magra. Considerate che il cortisolo è uno degli ormoni che in creto cronicamente porta a una riduzione della sintesi proteica. Allo stesso tempo dovete pensare che qui siamo di fronte a un soggetto che non ha una grossa attivazione tiroidea e quindi è un soggetto anaerobico prevalente che utilizzerà come sistema di, diciamo, energia soprattutto gli zuccheri, tanto che è caratterizzato il carbonico da un lieve iperinsulinismo di fondo, quindi con un'attività, diciamo, che comporta poi nel tempo problemi che chiaramente si affiancano a quella che noi oggi comunemente chiamiamo sindrome metabolica, e dovete considerare che in questo tipo di aspetto energetico-metabolico c'è una caratterizzazione tipo diesel della macchina di questo soggetto, cioè è costante nel tempo. Diciamo, non ha grossi picchi. I picchi di Maradona erano i picchi legati al suo fluorismo. Era un talento, ma fisicamente non era un atleta, era un brevilinio, tendenzialmente più astenico, tanto che era famoso Maradona perché non si allenava molto. Era
dotato di una grossa talentuosità, di un grosso estro che è tipico per esempio del fluorico. E l'aspetto fluorico, quando dominava, se dominava nell'aspetto sportivo, determinava quelle caratteristiche, no? Che abbiamo tutti apprezzato, ma se dominava invece nel campo purtroppo sanitario e anche nel campo dello stile di vita, ha comportato certe tendenze proprie di questo personaggio, di un grande personaggio della storia dello sport e non solo, che ha mostrato proprio il suo lato debole, il suo lato fluorico, probabilmente condizionato chiaramente anche dall'ambiente interno che si creava e dall'ambiente esterno che lui trovava. Per cui il fluorico è facilmente condizionante. E quindi immaginate quanti personaggi particolari si sono avvicinati a un uomo di questo spessore. E quindi anche per giustificarne un pochettino le sue debolezze. Questa invece è la caratteristica energetico-metabolica di un fosforico, di una fosforica. Vi ho messo una fosforica, in verità la Pellegrini la potremmo mettere anche fra le costituzioni muriatiche, però la sua, diciamo, prevalenza è verso una tipologia più fosforica, che è molto più tipica femminile, dove domina un ipersimpaticotonismo e dove praticamente fa difetto la parte anabolica. Considerate che la Pellegrini, per una parte della sua esistenza in ambito sportivo, ha sofferto di ansia da prestazione, ha sofferto di crisi ansiose. Sono diventate famose queste crisi in corrispondenza della penultima Olimpiade, perché non riusciva più a perfezionarsi e a perfezionare le sue performance. Perché fondamentalmente in un fosforico c'è una carenza di terra, c'è una carenza di stabilità, c'è proprio una carenza di un'energia fondamentale importante che ci dà la quota anabolica, la cosiddetta quota yin dell'organismo, la quota che permette un adeguato recupero dagli stress, che garantisce un'adeguata protezione, che garantisce soprattutto un'adeguata attività di una ghiandola importante, detta ghiandola della calma, che in verità è la ghiandola dell'equilibrio, che è la ghiandola pineale, che praticamente in questa tipologia ha un'attività molto ridotta. Infatti sono tipologie ipopineali, che quindi quando noi ci troviamo di fronte ad atleti fosforici, dobbiamo tenere presente che per poterli garantire un adeguato, fra virgolette, supporto, dobbiamo aiutarli a migliorare la fase anabolica. E questo è molto importante, perché vi farò un esempio di un calciatore che, migliorando la fase anabolica, anche con integrazione, non solo, praticamente ha migliorato la sua performance. Chiaramente in questa costituzione caratterizzata da una ipersimpaticotonia di base, con una tiroide che è essenzialmente ipertiroidea come costituzione, tende nel tempo ad afflosciarsi, perché siamo sottoposti a quella che ha parlato, di cui ha parlato stamattina anche il dottor Antoniella, soggetti che quando arrivano a 40 anni, soprattutto donne, tendono per esempio ad ammalarsi facilmente di problematiche tiroidee, cioè sono longitipi, magri e sono ipotiroidei. Perché? Perché c'è un'inversione neurovegetativa, cioè lo stress cronico, degli stressori, spesso anche silenti, e lì è importante l'utilizzo dell'S-Drive, perché nel fosforico, quando io trovo l'attivazione di un virus, quando io trovo una micosi da candida intestinale, quando io trovo un'interferenza elettromagnetica, sto trovando dei fattori di disturbo importanti nella regolazione silente energetica di questa costituzione. Per cui l'S-Drive diventa fondamentale, perché noi possiamo conoscere quali sono i fattori che stanno disturbando la regolazione energetica e che stanno portando, scusatemi, questo soggetto a manifestare la diatesi a cui questa Costituzione va incontro, che in omeopatia si chiama tubercolinismo, ma che noi possiamo chiamare in termini moderni malattie autoimmuni, oppure stanchezza cronica, esaurimento,
ansia con tendenza alla depressione e tanti altri aspetti di cui io ne parlo molto durante i miei corsi sulle costituzioni. In questo ambito, l'aspetto energetico metabolico del fosforico, vedete l'ipermidullo surrenalismo, cioè un surrene che non è potente nella parte cortico-surrenalica, che è una parte più, diciamo, vagotonica come tendenza, è una parte più di aiuto, di recupero, no? Abbiamo invece la parte attiva, che è il ganglio, che è una sorta di afferenza di un ganglio del simpatico, che è proprio quella zona che si chiama l'amidollare del surrene, che è proprio una estrapolazione di un ganglio del simpatico dal punto di vista embriologico e che ha un'attività condizionata da tre ormoni che sono l'adrenalina, la noradrenalina e la dopamina. Quindi qui abbiamo delle scariche potenti. Voi immaginate una scarica potente in un soggetto fosforico che non viene sostenuta da un'adeguata fase di controllo, per esempio serotoninico, di un controllo, per esempio, melatoninergico. Di cui è carente, perché abbiamo detto che c'è una carenza di base ipopinealica, ma questo succede proprio per la costituzione del soggetto, proprio per la sua, diciamo, genetica. Poi l'epigenetica condiziona chiaramente l'espressione di quel tipo di danno. E quindi dovete considerare lo sfondo energetico metabolico condizionato anche da un ipoinsulinismo di fondo, molto tipico di questa costituzione. E ricordatevi che l'insulina, al di là di quelli che noi vediamo come aspetti negativi dell'iperinsulinismo patologico, l'insulina è il più potente ormone anabolico e quindi è fondamentale per il funzionamento e per il reset di un sistema energetico come quello, per esempio, di un fosforico o di un fluorico. Tanto che spesso, quando noi andiamo a vedere, no, gli S-drive, spesso esce fuori il metabolismo degli zuccheri e diciamo no, e pensiamo all'iperinsulinismo, no. Se avete un fosforico magro, e quindi non ci troviamo, qui c'è, se avete un fosforico magro, una costituzione fosfoflorica, quando vi segnala l'S-drive, il metabolismo degli zuccheri, vi sta segnalando una incapacità a reggere il livello energetico metabolico di quella cellula per mancanza di certi substrati, non necessariamente per un'eccedenza di un ormone. È chiaro? E quindi in un fondo di questo genere, dove domina peraltro una iperattività del sistema limbico diencefalico, dove c'è una grossa reattività neurobiologica, dove c'è una grossa console anche di tipo emotivo che viene attivata in continuazione, che è molto tipica di questa costituzione, ci troviamo di fronte appunto a un'iperattività spesso della ghiandola pineale. Scusate, della ghiandola ipofisaria che contrasta l'ipoattività della ghiandola pineale, che condiziona molte manifestazioni tipiche di questa costituzione. Ne parlava stamattina il dottor Antoniella quando parlava delle amenorree delle atlete, no? Voi immaginate un'atleta fosforica che è catabolica, tendenzialmente un'aerobia facoltativa e quindi anche anaerobica. Quindi, che cosa fa questa atleta? Si brucia la massa grassa. E quindi si brucia la massa grassa, va in cachessia adiposa e può andare incontro alle problematiche di cui ne abbiamo parlato prima, ne ha parlato prima molto ampiamente, molto brillantemente il dottor Antoniella. Quindi considerate appunto anche la valutazione energetico-metabolica è fondamentale in un soggetto del genere perché ci permette di considerare degli endpoint, dei punti di arrivo dove dobbiamo intervenire per poter aiutare questo tipo di costituzione che è brillante nello sport, perché qui c'è il talento, mentre nel carbonico c'è la costanza, nel fosforico, nell'atleta fosforico c'è il talento che dobbiamo mettere in evidenza e si mette di più in evidenza se il sistema non ha dei grossi cali e purtroppo sono sistemi che invece per natura hanno dei grossi cali, sono già destinati ad averlo, come diceva il grande Vanier quando descriveva in omeopatia le costituzioni fosforiche con assetto tubercolinico e diceva facilmente esauribili. Cioè sono le persone che trovavamo, di quelle che soffrivano, no, di esaurimento, mi ricordo c'era un farmaco, no, tanto tempo fa, la fosforilasi che si dava per gli esaurimenti, ora noi diamo il Samir, beh dovremmo dire, visto che c'è Giorgio, il self-food Same, beh questi sono soggetti in cui il Same dovrebbe essere utilizzato a chili, in cui il magnesio dovrebbe essere utilizzato a chili, perché bisogna mantenere una loro stabilità interna, cosa che per esempio la Pellegrini non ha avuto per un periodo della sua carriera che ha condizionato probabilmente i suoi risultati sportivi. Qua siamo di fronte, abbiamo visto prima Rino Gattuso, questo è Alonso, è stato anche
pilota della Ferrari e non solo. Considerate che chiaramente il sulfurico fa parte di più delle nazioni più calorose, ecco perché abbiamo messo un calabrese e uno spagnolo, perché zolfo, vulcano, calore, fuoco come elemento, vedete, racchiude in sé a livello energetico-metabolico tutti questi aspetti. L'ipergonadismo di fondo che domina, la grossa potenzialità anabolica di questa costituzione che quando è in equilibrio va verso un anabolismo magro, ma che quando si squilibra può andare facilmente verso un anabolismo grasso, soprattutto condizionato da un iperinsulinismo di fondo, visto che è un grande produttore di energia yin, di energia anabolica, perché il sulfurico ha questo, mentre il carbonico è più vagotonico, il fosforico è più simpaticotonico, il sulfurico ha una grossa dominanza sia del sistema para e sia del sistema simpatico e quindi è come se ha un ottimo acceleratore ma anche un buon freno, quindi riesce da un lato a produrre tanta energia, dall'altro anche a contenerla, a recuperarla, a mantenere i sistemi adeguatamente protetti, le famose membrane cellulari. E il protagonista principale di questa costituzione è l'ossigeno, tanto amato dal nostro Giorgio col suo self-food. Qui dovremmo dare self-food a chili, ma tutto ciò che permette di ottimizzare il metabolismo ossigenoide, che è fondamentale per questo biotipo, che è il biotipo aerobico per eccellenza, dove praticamente noi possiamo garantire una riduzione di quello che è lo stress ossidativo, di quello che è lo stress infiammatorio, se manteniamo un adeguato controllo di questa funzione. E quindi capite bene come riuscire a classificare un atleta, in questo caso quello che faccio io con i miei calciatori, che ho la fortuna anche di vedere completamente nudi, visto che frequento lo spogliatoio come medico, e quindi vedo proprio la loro corporeità, vedo il loro tipo di lavoro, sono comunque io un ex calciatore, e anche il ruolo viene condizionato dalla Costituzione. Io trovo un sulfurico più facilmente come centrocampista, quindi il centrocampista è quello che fa più chilometri, no? In una squadra di calcio. Trovo il fosfoflorico più per esempio come un giocatore laterale, uno che sta ai lati e che è costretto ad andare avanti e a tornare indietro, però agitate, non continuamente, perché tendenzialmente come per i follietti embrionali, dove il follietto mesodermico, cioè ciò che sta in mezzo, è quello più rappresentato, così anche nello sport del calcio la maggior parte di attività della partita durante una prestazione viene svolta soprattutto nel centro del campo, così come per esempio la costituzione fosforica la troviamo di più negli atleti con maggiore, diciamo, talento, con maggiore estro, con maggiore destrezza. E quindi vedremo l'esempio che vi porterò, la possibilità di migliorare questi aspetti in questi atleti. Allo stesso tempo vi trovate di fronte a costituzioni spesso miste, dove dovete essere bravi, e questo lo facciamo anche insieme dopo, a mettere insieme le costituzioni comuni, e questo vi può orientare ad aiutare quella persona senza, soprattutto con una valutazione di tipo diretto, osservazionale in primis, poi anche legato all'anamnesi, al colloquio, e quindi considerate che un aspetto che viene molto protetto in questa modalità di intervento è l'aspetto dei costi. A me è piaciuta molto la precedente relazione, no? Però è una relazione che se venisse con tutti quei mezzi, io riconosco i costi di quel tipo di tecniche, di quel tipo di misurazioni, e non ci sono tanti centri che lo fanno. E beh, considerate che se una società sportiva deve affrontare per ogni atleta tutto questo, e beh, i costi graviterebbero. Vi dico, oggi siamo ancora nell'anticamera del futuro. Queste scuole permettono di avere, proprio secondo il modello empirico e quindi induttivo, che non trascura il modello deduttivo che dal generale va al particolare, ma lo potenzia, perché le informazioni che vi diamo e che vi sto dando anche oggi nascono da quella che è scienza, perché, voglio dire, il costituzionalismo è stato fatto anche da medici italiani, Nicola Pente, Giacinto Viola, cioè io che sono nato in una scuola di medicina interna, quando studiavo la semeiotica, cioè i segni, no? Praticamente, perché ero costretto a farlo come esame complementare, studiavo anche dietologia come esame complementare, mentre dovrebbe essere dietologia per i medici un esame fondamentale.
Però per dirvi, quando studiavo la semeiotica mi veniva affidata come? Cioè, studia la semeiotica e vedi che cos'è l'habitus diabetico, l'habitus tisico, l'habitus allergico. Quindi si parlava già di habitus, il modo di essere, conformità, morfologia. Non c'era la parte psicologica, che oggi sappiamo si integra molto bene, perché quando si studia una Costituzione si studiano anche tutti gli aspetti psicologici. Questa è una Costituzione, la sulfurica stabile, ha una costanza di applicazione, è un uomo di azione, è un leader, è uno che ha tanta energia, è uno che dà, è uno che dona. Sulfurico dona, il fosforico riceve, il sulfurico è donatore, il fosforico è un accettore. Quindi è importante. In queste dinamiche, anche nell'organizzazione di una squadra sportiva, dove bisogna dare espressione a tutti i ruoli, soprattutto se pensiamo a una squadra di calcio, dove il ruolo diventa fondamentale. Questi sono aspetti caratterizzanti le costituzioni fluoriche, che sono delle costituzioni da un punto di vista energetico-metabolico molto disastrate, perché sono costituzioni anaerobiche, dicevano i grandi omeopati del XX secolo, sono costituzioni che nascono sfigate, che nascono già con una endovasculite luetica, cioè con la sofferenza cronica ipossigenoide. La prevalenza di questa costituzione rende praticamente il soggetto, l'atleta, più predisposto a quello che qui è scritto, ad alterazioni neuroendocrine, ma soprattutto vedete le lassità osse articolari, quindi uno intelligentemente le può sfruttare come parte per esempio del talento. Allo stesso tempo chiaramente ci troviamo di fronte a un trait di tipo metabolico energetico che viene spesso affiancato a una costituzione di base, quindi potremo trovare ora il fosfofluorico prevalente, qualche volta troverete il sulfurico con note fluoriche, qualche volta raramente troverete il carbonico con note fluoriche. Quindi per dirvi che questa costituzione rappresenta una sorta spesso di accompagnamento nell'atleta di una costituzione di base, e però questa dotazione, quando viene concepita e utilizzata al massimo della sua espressione, diventa anche la possibilità di quel sistema biologico di far uscire fuori delle dotazioni particolari, spesso l'estro che domina, per esempio, nell'espressione di questa costituzione. E questo è il soggetto, l'atleta perfetto, il sulfur magro ideale. Perché il sulfurico potrebbe essere sulfur grasso, potrebbe essere sulfur neutro, potrebbe essere sulfur magro. Qua siamo di fronte al sulfur magro ideale, lì dove i foglietti embrionali sono perfettamente imbricati, dove c'è una prevalenza sia della componente fosforica, si vede, sia della componente sulfurica, con interessamenti di solito più ipertiroidei rispetto al sulfurico, che normalmente è un normotiroideo, e più iperpituitari, cioè iperipofisari, cioè con una grossa increzione di ormoni di regolazione, in un metabolismo che non è anabolico, ma è catabolico, dominato sempre dall'aerobiosi. E questo è importante, perché questo poi fondamentalmente è l'atleta perfetto, perché qua siamo di fronte a un soggetto che brucia, e quindi se lo si integra bene, se lo si aiuta bene a mantenere il suo livello di performance, questo è l'atleta perfetto, questo è l'atleta che ti dura negli anni, cioè questo è l'atleta che puoi far durare negli anni. È Federer, è Nadal, è Ibrahimovic, è Ronaldo. Cioè si tratta di atleti che, mantenendo il loro livello di performance adeguato, grazie a delle potenzialità preacquisite, quindi genetiche, che attraverso l'espressione epigenetica, quindi come vivono, l'ambiente dove vivono, che cosa fanno, che cosa mangiano, che cosa integrano. Quelle sono tutte espressioni epigenetiche che condizionano un funzionamento ideale che troviamo in questo soggetto metabolico. Io non posso dedicare altro tempo alle costituzioni. Ho dedicato una buona mezz'oretta all'aspetto più energetico-metabolico, perché nella parte finale dobbiamo andare a concludere con l'S-Drive praticato agli atleti, che è un aspetto molto interessante della novità di questa relazione.
Qua vi ho lasciato altre slide delle costituzioni diverse rispetto alle logge energetiche secondo la medicina tradizionale cinese, gli organi viscerali accoppiati, gli oligoelementi e quindi le diatesi accoppiate, la costituzione iridologica e il colore prevalente dell'iride. Li troverete in 5 slide, poi li leggete con calma e comunque se la segreteria vi vuole fornire la mia mail e il mio numero di telefono, io dopo la relazione, non oggi perché oggi devo scappare subito allo stadio che abbiamo la partita con l'Avellino alle 15 che è secondo in classifica. Quindi oggi ci sono i lupi irpini che vogliono venire a vincere a Monopoli, non so se sarà facile per loro. Scusate questa parte da medico tifoso. Però vogliono andare in Serie B e quindi noi cercheremo, visto che siamo vicini a Bari, che è l'altra squadra che vuole andare in Serie B insieme a loro, praticamente, mentre la prima in classifica è la Ternana, il cui presidente è Bandecchi, che sarebbe il proprietario dell'Unicusano, che è un'università che ha preso la squadra della Ternana, che sta vincendo il campionato, quindi vi sto parlando di grosse realtà, no? Avellino, Bari, Terni, quindi Monopoli è a questo livello, per fortuna. Vi dicevo che prima di lasciarvi con l'ultima parte e poi scappare allo stadio perché già mi stanno aspettando perché devo preparare l'integrazione pre-partita, quelli che noi chiamiamo pre-workout. Praticamente vi dicevo, avete altri aspetti che possiamo poi insieme discutere, di cui possiamo insieme discutere. Se vi lasciano il mio numero di cellulare, io rispondo soprattutto dopo le 9 di mattina e dopo le 17 del pomeriggio. E vedete le costituzioni, l'equilibrio neurovegetativo costituzionale, gli ormoni e la costituzione. Ho visto nella relazione precedente del dottor Antoniella come l'importanza del setting ormonale in medicina funzionale, in medicina antiaging, in medicina ormonoregolatoria è fondamentale, così come abbiamo l'equilibrio acido-base, no? Che ho visto prima fra gli esami il pH urinario, che io faccio fare spesso ai calciatori. Il pH urinario è un dato importante che va raccolto in certe fasi perché permette di capire il grading di acidosi di quel soggetto, ma l'inquadramento costituzionale ci aiuta a capire quando quel tipo di sofferenza che può portare un'acidosi sia compensata, per esempio, dal sulfurico molto bene, da un fosforico molto male. Perché? Perché nel sulfurico, per natura, per costituzione, sono presenti sistemi di detossificazione acido-base, no? Perché già vive in un ambiente acido. Nel fosforico, no. È un alcalino e quindi avrai sistemi, soprattutto il connettivo, molto lenti. E quindi quando vai in acidosi il fosforico e vai in acidosi perché è un biotipo aerobio facoltativo, quindi è capace di utilizzare nel suo metabolismo anche l'energia a partire dai cicli anaerobici e quindi produce acidi metabolici. E questo è molto importante per regolare il livello di stress e soprattutto per compensarlo. Così come è importante inquadrare, vedete, in campo atletico, se pensiamo che gli atleti appartengono alle due slide a destra, cioè qua in mezzo potete mettere il muriatico, no? Fra fosforico e sulfurico, ma fosforico, muriatico e sulfurico, con l'aggiunta spesso di note fluoriche, fanno parte degli atleti perfetti. I calciatori sono molto in questi ambiti. E soprattutto dovete considerare che sono metabolismi prevalentemente aerobici, dove il ruolo dell'ossigeno è fondamentale. Quest'anno il grande Giorgio mi ha permesso di fare un altro lavoro che presenterò l'anno prossimo con l'utilizzo del self-food insieme all'S-Drive per vedere anche su alcuni atleti, abbiamo scelto 7 atleti praticamente con caratteristiche diverse, su alcuni atleti per tutto l'anno, immaginate anche lì i costi, però allo stesso tempo l'utilità di questa informazione, devo veramente ringraziare Giorgio che sto raccogliendo ora già i dati e sono molto interessanti per far capire come tanti aspetti del rendimento del calciatore, quest'anno c'è un altro rendimento che bisogna tenere presente, cioè la capacità di reggere anche al coronavirus. Noi siamo stati una squadra che a metà ottobre, fine ottobre,
siamo stati, fra virgolette, presi in pieno dal Covid, e ora questa volta una squadra che è venuta a giocare a Monopoli, la Cavese, ha portato un cluster della nuova variante, perché il giorno dopo risultarono 25 calciatori, tutti quanti positivi al Covid, e noi siamo stati a contatto durante la partita e alcuni di noi, per fortuna, la maggior parte di quelli che prende self-food non l'ha avuto, oppure uno solo di quelli che assume self-food dall'inizio l'ha avuto praticamente in maniera molto blanda, tanto che il nostro capitano è un laureato in scienze motorie, ha 26 anni, è cresciuto con noi e vuole rientrare velocemente perché è stato bene durante il Covid e anche perché era protetto, no? Però considerate l'importanza quest'anno di fare uno studio del genere, dove abbiamo avuto anche un particolare tipo di stress che in ambito sportivo, vi garantisco, soprattutto nell'ambito di una squadra di calcio, è stato vissuto spesso drammaticamente, perché non è bello sapere che il tuo compagno di sedia o di poltrona o di spogliatoio con cui hai condiviso intere giornate, il giorno dopo diventava positivo al virus, anche perché molti di loro hanno famiglia, quindi vi lascio immaginare. Le costituzioni e lo stato ossidativo, le costituzioni e lo stress, questo aiuta molto. Vedete, il fosforico regge bene lo stress acuto. Quindi è un performante, è quello che ti dà il colpo di grazia, no? Boom, e scompare. Il sulfurico, vedete, regge bene lo stress acuto e lo stress cronico. Quindi può essere nel calcio un ruolo, un centrocampista brillante che non solo è costante nelle sue applicazioni, ma anche, diciamo, gestisce anche la parte più edonica dello sport, la parte più talentuosa dello sport. Quindi è molto importante comprendere anche quello. E quindi veniamo ai nostri protagonisti. Nell'ambito della nostra squadra di calcio non c'è nessun carbonico, per cui, diciamo, vi ho messo questa parte, questa slide, dove ci sono due tipi di sport, ma dove c'è comunque, ci sono figure che rappresentano soprattutto questa costituzione, per dirvi e ribadirvi che il carbonico fondamentalmente è un diesel che permette di attivare con maggiore facilità rispetto al suo setting neuroendocrino la parte anabolica, e fondamentalmente su un terreno anaerobico di fondo, che utilizza soprattutto la glicolisi anaerobica come meccanismo di produzione energetica. E quindi gli sport che dovete consigliare sono quelli scritti in basso. Veniamo allo studio fatto sui nostri calciatori. Questo è il nostro capitano. Ho chiesto a loro di poter nominarli. Lui è Ciro De Franco, ha esperienze anche in Serie B, è un campano, è un muriatico, 1,88 m, con caratteristiche fisiche corpose e con, vedete, anche una longevità. È stato il nostro capitano per 3 anni. È una persona che ha un'ottima gestione del suo atletismo, molto costante. Ruolo difensore centrale, e quindi oggi è un ruolo da leader, spesso il muriatico, proprio perché ha una presenza anche come altezza, no? Domina tendenzialmente, si trova spesso in un ruolo da leader della squadra. E considerate che lui, queste sono le sue BA, e poi vi ho detto, se avete bisogno delle particolarità per quanto riguarda i dati, io sono a vostra disposizione. Voglio farvi vedere come nel suo primo S-Drive fatto a settembre, a inizio preparazione, al primo posto veniva emozioni, al secondo posto sistema adrenergico, al terzo posto sintesi proteica e sistema ormonale. Era un momento difficile della nostra stagione sportiva. Nel 2019-2020 noi abbiamo avuto un cambio di allenatore. L'allenatore dell'anno precedente era stato praticamente una figura molto importante per quello spogliatoio. Diciamo che erano rimasti tutti, quasi tutti i calciatori dell'anno prima, l'allenatore non era lo stesso e lui non si è trovato bene nel conciliare la nuova, diciamo, attività di questo allenatore. Soffriva molto, vedete al primo posto emozioni, infatti lui ha lavorato con il mental coach del mio centro, poi vi parlerò del mental coach. L'aiuto che ho potuto ottenere dall'S-Drive è stato fondamentale, perché Ciro De Franco ha ripristinato subito il suo livello di prestazioni, è stato sempre fra i migliori in campo, non ha saltato un infortunio. Questo è il suo secondo S-Drive, dove ancora, vedete, sono attive e
era attivo ancora il sistema emozioni. Quindi immaginate quanto è interessante questo test, ma era cambiato il sistema di fondo. E questo è importante perché qua siamo di fronte a sistemi che ritrovano l'omeostasi nella loro dinamicità. Non sono sistemi statici, quindi la visualizzazione di una, diciamo, performance in un atleta attraverso l'S-Drive fa sì che, appunto, le informazioni che arrivano dall'S-Drive siano molto utili per intervenire su piccole parti di quel sistema, tenendo presente per inquadramento costituzionale, scusatemi, quali sono le forze, quali sono le meiopragie di quel sistema. L'atleta De Franco quest'anno ha cambiato squadra, in una squadra che gli ha permesso a 35 anni di continuare ad essere fra i professionisti, soprattutto con stipendi nettamente maggiori. Ecco, realtà come quella di Monopoli permettono semplicemente di far stare bene questi ragazzi, di lanciarli verso alte sfere, oppure nel caso di De Franco, che a 33 anni è venuto da noi a fine carriera, ha mantenuto un livello costante di prestazione e al quarto anno ha scelto di andare via, chiaramente con malincuore, perché ha avuto delle offerte. Beh, è un pregio per la nostra società dire a un calciatore che arriva a fine carriera che io ti ho dato la possibilità di avere un ulteriore, sono professionisti, un ulteriore contratto con maggiori quote economiche. Questo è Daniele Donnarumma. Considerate che ho chiesto a loro la liceità e la possibilità di poter dire il loro nome. Attualmente è un calciatore del Cittadella in Serie B. Gioca molto bene, un laterale, fosfoflorico prevalentemente. È un ragazzo che quando è venuto a Monopoli 3 anni fa era retrocesso in Serie D e quindi è stato ricostruito. Qua ci sono le sue biglie, vedete, per un'altezza di 1,81-72 di peso, non ha una grande massa metabolicamente attiva, un angolo di fase brillante che è tipico di questa costituzione, ma soprattutto l'S-Drive ci è stato di molto aiuto perché questo è quello che è stato fatto a settembre, perché ha inquadrato le problematiche tipiche del fosfoflorico a livello del microbiota, perché lui soffriva in quel periodo, proprio perché era il periodo che aveva somatizzato un conflitto familiare, soffriva moltissimo di crisi intestinali. Ma chiaramente normalmente non si dà importanza al microbiota, no? Invece il test lo ha messo al secondo posto dopo il metabolismo degli acidi grassi. Quindi l'S-Drive in questo caso mi è stato di molto aiuto perché mi ha permesso di intervenire velocemente su quella che era la meiopragia di fondo. Questo è il suo secondo S-Drive, vedete, molto migliorato. Erano emerse delle ulteriori, diciamo, ulteriori informazioni sul microbiota nell'ambito delle resistenze, quindi significava che c'era stata un'evoluzione, che lo stesso atleta ha incontrato. Il vantaggio finale di questa stagione sportiva è che quest'atleta oggi gioca in Serie B, cioè in una serie superiore a 27 anni. Non è facile per un calciatore di 26 anni a 27 anni salire da una categoria che lui frequenta da anni verso la Serie B. Gioca in Serie B anche nel Cittadella, che è una squadra dei primi posti di Serie B, è una piccola realtà della provincia di Vicenza, dove lui sta molto bene perché io mi sento ancora con Daniele. È praticamente dove lui continua l'integrazione funzionale, dove continua il lavoro anche sull'aspetto psicosomatico, perché lui, essendo un fosfoflorico, è uno che somatizza con grande velocità. E quindi chiaramente lui quello che ha imparato da noi è soprattutto a gestire questi aspetti, e questo lo hanno reso anche un essere migliore. Questo è un esempio di un calciatore, Giuseppe Fella, che praticamente ci è arrivato dai disoccupati, dai calciatori disoccupati della Campania. Cioè questo ragazzo a 25 anni non aveva un contratto. Vi parlo di fine agosto del 2019. Prevalentemente fosforico, io le ho fatto le prime visite mediche. Quindi come metabolismo presentava un metabolismo accelerato, perché io vedevo i dati della BIA, poi confrontandoli con quello dell'S-Drive, in un soggetto con queste caratteristiche, vedevo proprio una massa metabolica efficiente molto bassa,
abbiamo aumentato in 2 mesi la massa metabolica del 7%. Cioè lui è arrivato da una massa metabolica efficiente rispetto alla massa magra del 57%, è arrivato a una massa metabolica efficiente del 64%. Questo in un calciatore è molto interessante perché lo porta a ottimizzare le sue performance. È un calciatore che già veniva con una sua impostazione di integrazione, io gliel'ho modificata in relazione anche a ciò che veniva fuori dall'S-Drive. Lui mi ha seguito per tutto l'anno, è stato uno dei calciatori che ho sognato durante il mio stato di coma. Io ho avuto un sogno premonitore, cioè che lui praticamente, io sono stato in coma a novembre. E l'Avellino era l'ottavo posto in classifica. Lui quest'anno gioca nell'Avellino, quindi oggi sarà un nostro avversario. Io durante il coma, poi l'ho ricordato dopo, ho sognato Peppe. Infatti oggi non vedo l'ora di incontrarlo perché gli racconterò questo sogno. Che lui veniva festeggiato ad Avellino e considerate che quando io sono andato in coma, a novembre l'Avellino era l'ottavo posto perché aveva vissuto anche problemi col Covid di squadra, no? Quindi oggi Avellino è al secondo posto, sta lottando per la Serie B, viene da 8 vittorie consecutive, ha creato un bel gruppo e considerate che Peppe Fella, Giuseppe Fella, campano di Salerno, quindi andare a giocare a Avellino ci vuole coraggio perché non sono molto fidelizzate le due città. Praticamente io l'ho sognato mentre andava a fine stagione a fare l'intervista in una televisione di Avellino dove esaltavano le sue prestazioni in quell'anno. Effettivamente Peppe è un grande. Lui l'anno scorso è stato il capocannoniere del girone, parliamo di 17 gol in 30 partite. Molti di questi gol sono stati spettacolari, molto tipici di un soggetto fosforico che è destro, ha una destrezza nella sua applicazione, no? E quindi ha fatto gol in rovesciata, ha fatto gol al volo, ha fatto gol da 30 metri. Quindi un talento della natura che però era stato perso e che in un anno, usufruendo dei dati della BIA, usufruendo dei dati soprattutto di questo splendido esame che ci ha permesso di capire che lui, vedete, era in sofferenza cardiovascolare, ma gli esami del cuore di Peppe erano esami normali. La sua sofferenza cardiovascolare a settembre era perché lui era venuto praticamente in squadra da noi da una squadra di disoccupati. Immaginate un calciatore professionista che a 25 anni non trova squadra. Come minimo un soggetto con un'iride scura come lui soffre sul chakra cardiaco, soffre a livello del cuore. Qua lo segnalava insieme ai suoi ormoni, perché aveva un setting ormonale catabolico spinto, tipico del fosforico. Quindi si mangiava le sue proteine ed era anche disagiato durante le ore del sonno, non con un disagio soprattutto legato all'insonnia che non aveva, ma al recupero. Per cui io ho lavorato su tutti questi aspetti, vedete l'inquadramento costituzionale come fondamentale, ma l'S-Drive qua mi dà proprio le linee guida e questo è importantissimo perché mi permette di entrare in gioco con la persona Fella, non mi permette, non mi fa solamente integrare o aiutare il calciatore X. Questo calciatore gli è cambiato completamente il destino. Quando io ho eseguito il test, lui non giocava, era riserva, lui è stato il nostro capocannoniere, tanto da meritarsi quest'anno l'acquisto da parte della Salernitana, squadra di Serie B, che ha pagato al Monopoli una cifra di 250.000 euro, quindi il Monopoli l'ha preso a 0 lire e l'ha venduto 250.000 euro, e lui poi è stato appoggiato all'Avellino come squadra importante per continuare a giocare, perché nella Salernitana avevano già degli attaccanti e lui avrebbe avuto meno spazio. Essendo giovane e talentuoso e sta dimostrando il suo talento, spero che oggi lo metta a riposo, visto che giocherà contro il Monopoli, praticamente vi dicevo, ha mostrato il suo talento anche lì ad Avellino. Considerate, questo è il suo secondo S-Drive, vedete com'è cambiato nell'ambito del riepilogo, siamo solo di fronte a una problematica banale di sistema immunitario, chiaramente abbiamo lavorato anche su questa e veniamo a un altro caso, questo è l'ultimo che vi faccio in ambito di costituzioni e di calciatori, lui è Francesco Giorno, ci è arrivato dopo un anno di inattività. È un sulfurico prevalente, iride scura, struttura mesodermica. È un calciatore intelligentissimo. È un giocatore che
che gioca centrale come centrocampista, è un organizzatore di gioco, è un leader. Tutti quelli che vi ho fatto vedere nel loro ambito sono tutti dei leader. Anche lui è stato un soggetto che ha seguito per bene tutte le indicazioni, un professionista, è lombardo. Quest'anno è stato acquistato dall'Alessandria, che gli ha garantito un contratto 4 volte superiore a quello del Monopoli, dove lui era arrivato a Monopoli perché l'anno prima era stato in una squadra che era fallita e quindi non aveva giocato, aveva giocato poco. Quindi calciatori anche da rivalutare, no? Questi sono i dati della BIA, dove si dimostra un ottimo angolo di fase, un'ottima composizione corporea, anche un ottimo rapporto, soprattutto nell'ultima, quella scritta a destra, fra acqua intra e acqua extracellulare. Come vedete, anche qui a settembre, vedete, lui aveva un habitus metabolico, endocrino e neurologico collegato dall'S-Drive soprattutto al suo stato emotivo. Era uno di quei soggetti che ancora non riusciva ad esprimere il suo talento perché veniva da un anno di inattività. È stato il migliore centrocampista della Lega Pro. E infatti per quello è stato acquistato dall'Alessandria, che è una squadra che invece a livello per esempio di dirigenti ha tantissimi soldi e purtroppo bisogna dirlo, nel calcio i soldi contano. Come vedete anche qui l'inquadramento costituzionale e tutte le informazioni che io ho ottenuto dall'S-Drive, questo per esempio è un soggetto che ha utilizzato molto Same all'inizio perché aveva bisogno proprio di rifarsi una nuova identità perché si sentiva perso come calciatore e i risultati sono questi. Al secondo S-Drive è molto migliorato, come vedete qui da questo profilo, va bene? E questa invece ve l'ho messa per conoscenza, è la BIA del nostro portiere, che ha un solo difetto, essendo un portiere che non è under. Noi giocando con i portieri giovani, lui che è bravissimo, è un portiere di riserva, però sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra di Lega Pro. E Pietro è uno di quelli che usa da 2 anni la chetogenica, cioè usa l'integrazione tutti i giorni. Infatti stamattina mi ha chiesto, appena mi ha visto, dottore, mi ha portato il self food? No, ho detto io, il self food te lo do stasera dopo che vinciamo con l'Avellino. E praticamente, come vedete, i suoi dati di BIA, la prima è del 2-1, l'ultima è del 9-2 di un anno dopo, sono migliorati soprattutto come angolo di fase, cioè la dieta chetogenica in questa tipologia. Lui è un surfer magro, molto tipico per i portieri come ruolo, ma molti portieri sono anche fosforici. Praticamente con la dieta chetogenica e con l'integrazione specifica ha migliorato moltissimo i suoi parametri. Anche qui abbiamo suoi test, sarebbe stato bello avere anche il terzo, ma purtroppo a maggio, Giorgio, eravamo in lockdown l'anno scorso e non l'abbiamo potuto fare e dopo non avrebbe avuto più senso perché entravamo a luglio in un'altra fase dove i controlli. Anche qui, come vedete, il quadro è abbastanza dinamico. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che lui, nel momento in cui ha messo in moto questo grande cambiamento nel suo corpo, praticamente il suo corpo ha iniziato a smuovere sostanze tossiche, ha iniziato a smuovere, questo è dell'anno scorso, ha iniziato a smuovere, vedete, metalli tossici, muffe, spore. Questo succede quando noi in un soggetto sulfurico andiamo a vicariare la funzione connettivale, andiamo a gestire la depurazione che normalmente questa tipologia la fa da sé. Essendo dotata di un grosso connettivo, soprattutto un connettivo dinamico, non statico come quello del carbonico, e quindi anche in questo caso i dati rilevati dall'S-Drive sono stati utili per dire al ragazzo di continuare ancora di più a lavorare sul suo microbiota, a lavorare sull'alimentazione, a lavorare anche sulla detossificazione. E credetemi che è un ragazzo molto intelligente, è nato in provincia di Rovigo, ha giocato nella Spal e nel Cesena, ormai si trova benissimo a Monopoli, è un ragazzo di cuore, lui gestisce il canile volontariamente a Monopoli e quindi anche qui ve l'ho voluto mettere questo esempio perché anche se non c'entrava con i primi quattro, però vi metto in evidenza come l'S-Drive può essere utilizzato anche per schematizzare una sorta di onda evolutiva di questi atleti che quando arrivano a conoscenza di certi aspetti importanti, chiave, diciamo,
nell'ambito della gestione delle loro performance, poi se sono così intelligenti e così di cuore come Pietro, praticamente non abbandonano più queste metodiche. L'ultima parte e concludo. Quanti altri minuti ho, Monica? Perché ho visto che sono le ore 13. Posso continuare ancora per un po', visto che ho iniziato un po' più tardi? Sì, io direi sì, tranquillamente Sì. anche 10 minuti, E insomma, anche se senza io dovrei problemi. 10 minuti, non di più, perché io all'1:30 devo andare allo stadio, perché alle 3 la partita devo preparare l'integrazione, quindi hanno Allora bisogno di facciamo me. 10 minuti, No, così no, leggiamo facciamo tutte 10 minuti, io concludo la parte finale. Poi posso stare tranquillamente, perché lo stadio, abbiamo la fortuna nei paesi piccoli, e che queste. siamo nei paesi Averlo vicino. piccoli, quindi lo stadio è qui a 2 passi, non è che devo andare a San Siro, quindi voglio dire, è uno stadio di Certo. 8.000 posti, quindi facciamo la parte finale, no? Poi Va se ci bene. sono domande, io le posso esplicare tranquillamente durante questa video lezione, oppure se volete, gli lasciate il mio numero e io sono a disposizione da lunedì, non ci sono problemi, va bene? Vi dicevo, Benissimo. le strategie. Che cosa attuiamo noi come centro? No? Strategie di integrazione. Quindi chiaramente nutrizione applicata, è chiaro, e non mi sto a soffermare, varia, equilibrata, ricca in nutrienti per i calciatori è fondamentale. L'integrazione classica, e questa è classica, questa la fanno tutti. Qui ci aggiungerei anche eventualmente gli omega 3, ma l'utilizzo di proteine, di aminoacidi ramificati, creatina, carnitina, carnosina o detta anche betalanina, il coenzima Q10, insieme alle omega 3, ormai sono alla mercé di tutti. E anche la nutraceutica alimentare con i cereali iperproteici che consigliamo molto, altro che cianfrusaglie, i legumi, la frutta oleaginosa, i semi oleaginosi, la frutta disidratata. Io abituo molto i calciatori a usare questo, i germi di grano, la pappa reale, ce ne sono molti che la usano. Ma poi è importante l'integrazione funzionale. Qua parliamo di medicina funzionale, quindi se abbiamo un carbonico è molto importante andare a lavorare sull'ormonoregolazione, anche sull'integrazione biotipologica, e quella viene suggerita chiaramente dal trait e dalla conoscenza del trait metabolico del soggetto che abbiamo in questione. La micoterapia è interessantissima, vedete nel sulfurico, oltre che l'integrazione biotipologica, e considerate che qua siamo in un biotipo aerobio, quindi visto che c'è Giorgio, il self-food, questo biotipo, soprattutto durante le performance sportive, bisogna darlo sempre, cioè è fondamentale. La regolazione neurovegetativa del sulfurico è importante, perché se il sulfurico si scoraggia, se il sulfurico rende di meno, chiaramente si abbassa tutto il livello di performance. Vi ho fatto l'esempio del calciatore giorno a cui ho dato il Same, il drenaggio funzionale epatico, stranamente Same, Samir viene usato anche per il fegato, sulfurico è un epatico, è un propositivo, è un soggetto che deve affrontare la realtà con positività. Se si trova in un setting negativo, si deprime. E anche qui la micoterapia funzionale è fondamentale. L'integrazione nel fosforico mette al primo punto la regolazione neurovegetativa, perché se noi al fosforico garantiamo un adeguato controllo della parte anabolica, che di cui è carente, possiamo potenziare notevolmente l'efficienza di un sistema brillante che proprio per sue caratteristiche genofenotipiche e quindi anche diatesiche ha lo stesso la regolazione del sistema nervoso centrale, una predominanza del cervello cranico, quindi un lavoro fatto con altre figure, per esempio col mental coach, per esempio con tecniche energetiche, per esempio con tecniche di riabilitazione neurobiologica. E anche qui è fondamentale l'utilizzo della micoterapia. Nel calciatore muriatico, chiaramente, siamo di fronte a una struttura potente. Qua è un turbo diesel, è un turbo potente che però ha anche delle capacità diesel. Quindi pensate, è una macchina ibrida moderna, no? Quindi una regolazione neurovegetativa fondamentale in questa chiave di lettura nell'inquadramento dell'atleta, così come un'integrazione biotipologica anche qui con l'ossigeno al centro di questo lavoro, con un drenaggio funzionale epatico per la parte sulfurica, con la regolazione del sistema nervoso centrale che può essere fatta attraverso il lavoro sul setting anche psicoemotivo e non solo, e poi con la micoterapia funzionale. Concludiamo nel calciatore florico, dove al primo posto mettiamo la regolazione neurovegetativa fondamentale in questo soggetto, così come l'integrazione
biotipologica, la regolazione del sistema nervoso centrale e la micoterapia. Che cosa permette un'attenta integrazione? Vedete, aumento della forza, aumento, prima ha fatto vedere il dottor Antonella tanti esercizi per andare a calcolare la forza, noi li facciamo alcuni di quelli, abbiamo degli strumenti, una palestra a cui ci affidiamo. Qui vicino a Monopoli, un paese che si chiama Conversano, aumento della resistenza, riduzione della fatica, riduzione degli infortuni, miglioramento dei tempi di recupero. E questo è anche il lavoro che abbiamo fatto con Master Coach Italia, una scuola di coaching che io ho nel mio centro, Medibio, e abbiamo messo a disposizione della squadra di calcio anche il coaching, non solo il coaching individualizzato, personalizzato, che è stato anche richiamato, avete visto, dall'S Drive. Quando l'S Drive dice emozioni in un atleta, perché stai così? Che cos'è? Che cosa succede? È una sorta di schermo che viene aperto e quindi l'atleta si confida, perché non è facile per l'atleta confidarsi, soprattutto col medico della squadra, eh? E quindi vedete, questo è il professor Adamo, il direttore della scuola di Mental Coach, che praticamente fa un lavoro sulle emozioni, gestendo tutto il gruppo di calciatori. Alle spalle c'è il nostro stadio, una parte del nostro stadio. Questo è un altro esercizio che è stato fatto. C'è una Mental Coach che lavora nel mio centro, qui siamo nel mio centro, siamo nella palestra del mio centro. C'è un esercizio per andare a, diciamo, sintonizzarsi col proprio talento. Qui, come qui vedete, a fianco al direttore c'è il grande mister Beppe Scienza. E qua, questo è un esercizio fatto, vedete, in tribuna, cioè è un esercizio del mental coach sulla motivazione. Qui siamo in un pre-gara importante e quindi vedete i ragazzi come sono assorti nel praticare questi esercizi. Quindi questa è una cosa che abbiamo fatto l'anno scorso a Monopoli, insieme a una piccola realtà, insieme all'S Drive. Perché il mental coach? Perché vedete, noi insegniamo a utilizzare con equilibrio il cervello del cuore. E vedete, tutte queste esperienze, la pace, il perdono, la speranza, la gioia, la fiducia, la compassione, la stabilità emotiva, le aspirazioni, lo scopo della prestazione, aiutano gli atleti a mantenere in equilibrio il simpatico e il parasimpatico, che, come dice la grande dottoressa Di Luzio, sono fondamentali per mantenere una stabilità della coerenza cardiaca, necessaria affinché il cervello cranico e il cervello di pancia siano in accordo tra di loro. E per tenere più potenziati i cervelli di pancia e i cervelli di testa, queste ultime due slide vi mettono in evidenza quali sono gli aspetti su cui noi dobbiamo puntare per mantenere in equilibrio il cervello di testa e gli aspetti su cui dobbiamo puntare per mantenere in equilibrio il nostro cervello intestinale. Quindi abbiamo le potenzialità tutte quante, come diceva Einstein nella lettera a Lysel, sua figlia, no? Ognuno di noi, ogni essere umano ha una potenzialità di essere una bomba. Lui diceva una bomba di amore, perché è la forza più potente. Però possiamo avere le bombe energetiche anche nel nostro cervello cranico, soprattutto se lo utilizziamo nella giusta direzione, così anche come nel nostro cervello di pancia. E l'utilizzo dell'S Drive in questo caso è molto utile, perché se io faccio capire al calciatore che quell'apparato cardiovascolare che mi segnala l'S Drive è il suo cuore che sta soffrendo da un anno, dove la sua parte sulfurica, sanguigna, il rosso non viene riconosciuto, no? Allora in quel caso si lavora su certi aspetti. Mental coach, ma anche le tecniche energetiche possono aiutare a migliorare. Lo stesso uso della micoterapia, un fungo importante come il reishi, per esempio, no? Allo stesso tempo, se io vado al soggetto muriatico e faccio capire che il suo cervello di testa è ipertrofizzato da troppi pensieri, è dominato da uno squilibrio in cui c'è il litio, che si è andato a vedere nell'S Drive, che domina, il litio che domina ci dice che c'è una dismetria di azione dei due emisferi, destro e sinistro. E questo in un atleta crea compromissioni. L'ha fatto vedere prima il professor Antonella, quando ha parlato degli squilibri posturali. Noi possiamo agire a monte, possiamo agire lì dove c'è la fonte, la sorgente dello squilibrio, per poter intervenire poi a valle. Spesso i posturologi intervengono a valle, ma lo fanno bene, però noi abbiamo più possibilità perché possiamo andare a valutare l'apnea del soggetto che abbiamo in questione.
E questi sono i risultati, quelli che ci servono per dire che il lavoro che abbiamo fatto, caro Giorgio, è stato un lavoro eccellente. Il Monopoli ha avuto l'anno scorso il miglior posizionamento nella storia calcistica di questa società, cioè una società di provincia che è arrivata alle soglie della Serie B lottando con società molto più ricche e molto più potenti. Ai primi due posti c'era la Regina e c'era il Bari. Ti faccio capire, Reggio Calabria e Bari. Noi siamo provincia di Bari, eh? Quindi i risultati sono questi, questa è l'esultanza al gol che abbiamo fatto contro il Bari, Peppe Fella, con un destro da 30 metri sotto l'incrocio, il Bari quel giorno ha sudato le camicie fredde, qui è la nostra esultanza a Reggio Calabria, dove vincemmo l'1 marzo per 2-0, noi quel giorno, Giorgio, eravamo a Monopoli, ti ricordi, a fare il convegno sulla medicina nell'era dell'inquinamento per le problematiche ambientali che viviamo nella nostra città, dove c'è purtroppo una industria che emette sostanze tossiche che vengono manifestate attraverso dei miasmi. Il 1º marzo non ero con i ragazzi, però Giorgio sa che ho partecipato. Di fronte a 15.000 spettatori, questi ragazzi hanno vinto 2-0. Purtroppo la domenica dopo eravamo a un punto dal Bari, al secondo posto, e in piena espansione del talento. Vedete come sono giovani. Purtroppo il campionato, il destino ha voluto fermarci perché è scoppiato il lockdown. E quali sono gli obiettivi raggiunti? Non vi dico quelli sanitari, quelli li potete capire e comprendere. Vi dico che quattro calciatori, quattro che vi ho fatto vedere, hanno avuto richieste da società maggiori, con stipendi nettamente maggiori, e che la società ha guadagnato dalla vendita di alcuni di loro. Parliamo di più di 500.000 euro, che per una società sportiva come il Monopoli, che ha spese che vanno dai 2 ai 3 milioni all'anno, considerate che il Bari spende dai 25 ai 30 milioni di euro all'anno per mantenere una Lega Pro, chiaramente per la società quest'anno, soprattutto che stiamo giocando senza pubblico, ha rappresentato una panacea. E quindi questa è la mia conclusione. L'inquadramento sistemico del calciatore professionista rappresenta una modalità moderna di gestione di un atleta performante, poiché non sottovaluta nessun aspetto importante dell'apnea dell'atleta, fondamentale per il funzionamento biointegrato e biodinamico dell'atleta stesso. Sfruttare nuove potenzialità come S-Drive permette di raggiungere questo must con maggiore efficacia e con costi molto bassi. E con un'immagine della squadra che vinse quel giorno a Reggio Calabria, vi ringrazio per l'attenzione e sono a vostra disposizione per qualche domanda. Grazie.